trascorso, il trascorso della nostra città porta a vantare come i rischi e le criticità, quali l'elemento ambientale, l'elemento sanitario, hanno trasformato la città da quella che era soprattutto una risorsa culturale in una città nella quale si valuta soprattutto l'incidenza di altri sistemi. Non è per ipocrisia che non voglia dire quali sono gli elementi, ma anche per brevità, altrimenti potrei tediare tutti i presenti. Sostanzialmente, infine, lo studio ci porta a capire quali sono gli elementi principali e gli indirizzi di questa ricerca dell'architetto Spada, dando la possibilità anche di entrare nel merito e di conoscere quali sono le sue proposte progettuali, le proposte che rinvengono da uno studio ampio e sostenuto, possiamo dire così, con il quale l'architetto ha la possibilità di valutare tramite delle proposte progettuali lo sviluppo che si è avuto o che si potrebbe avere nella città di Taranto. Alcuni esempi sono la più famosa, il recupero di tutta l'area attualmente occupata dagli impianti, rivisitandola e ricostruendola. Lui l'ha chiamata nella sua pubblicazione tabula rasa, giusto? Oppure il recupero di quella che era la famosa ferrovia che transitava lungo i due segni del Mar Piccolo e si allungava lungo le sponde del Mar Grande. Questo è un esempio. Lo stesso esempio sono alcune delle proposte, ma tutto insieme al recupero delle aree, portando queste a valutare come aree di incidenza, nel quale ogni portatore di proposte può far sì di diventare quelle aree un laboratorio nel quale proporre le sue capacità, le sue volontà, le sue strategie, che non sono solamente delineate dalla proposta dell'architetto Marco Spada, ma anche a tutti quelli che vogliono inserirsi in un discorso più ampio. Mi viene quindi a ricordare come nel 1989 la famosa legge 91 aveva dato la possibilità a Taranto di svilupparsi in maniera diversa, creando un sistema diverso, creando soprattutto dei sistemi urbani che non erano conflittuali e davano la possibilità di un nuovo sviluppo. L'area industriale veniva ridotta a una zona piccola, veniva in una zona di Paolo VI, veniva rivista la zona della ricerca con zone per la ricerca all'intorno della città, dalla parte meridionale, la zona della Serina, oppure il recupero di tutta l'area che doveva essere adattata, zona Balzano, San Vito e Lama, come area turistica, riprendendo quello che era il più famoso progetto del Calzabini. E qui forse ci potrà venire in aiuto dopo anche l'architetto Enzo De Paola. Comunque, concludendo, senza rubare tempo agli attori principali di questa sera, passo la parola all'architetto Marco Spada, che sarà coadiuvato dal dottor Rodolfo Sartori. Prego. Grazie. Sentite? Se non si sente, interrompetemi pure. È un incontro abbastanza informale. Eccoci qua. Quindi, introduzioni complicate che hanno alzato le aspettative, spero di mantenerle. Buonasera a tutti, sono, come detto, Marco Spada, lavoro in un posto che si chiama Ipswich. Se non sapete dove è Ipswich, non vi preoccupate, io l'ho scoperto alcune ore prima del mio colloquio di lavoro. È un'oretta e mezza a nord di Londra, se siete appassionati di calcio, è l'Ipswich Town, è la squadra di calcio.
se siete appassionati di musica pop, il posto dove è nato Ed Sheeran. E qui è finito il contributo di Ipswich al mondo. Ah no, è nato Ralph Fiennes anche qui. Quindi questo è il posto, in realtà è qualcosa di più, è il posto dove, secondo una tradizione anglosassone, nel momento in cui i romani, infastiditi dagli inglesi, se ne sono andati dall'Inghilterra, lì è rimasto un'ultima traccia di civiltà, il posto pacifico, non sono state trovate mura, dove per circa 200 anni, quel periodo oscuro della storia inglese tra il 500 e il 700 d.C., hanno convissuto pacificamente quelli che noi chiamiamo i vichinghi, che erano i danesi, i sassoni e le popolazioni romanizzate, i post-romani, andavano in giro in toga, mangiavano carne, abbiamo trovato ossa, cibo, monete. Se avete visto su Netflix un film che si chiama La nave sepolta, è ambientata lì. È il posto dove la civiltà è stata mantenuta nonostante il disastro che era successo in Inghilterra quando i romani hanno lasciato quell'isola sfortunata dove vivo. Per il resto, eccoci qui, tornati a casa. Questo è un oggetto molto interessante, si chiama Padlet, con il vostro cellulare potete inquadrare quel QR code. Padlet è una bacheca virtuale dove potete lasciare commenti, idee, suggestioni. Questo succede perché se siete come me, che vi ricordate di dire una cosa intelligente due o tre giorni dopo, alcuni anni dopo che è finito l'evento, credo che in francese si chiami lo spirito delle scale. Quando siete sulle scale dite, cavolo, dovevo ricordarmi di dire questa cosa. Qui lo potete fare anche a distanza di anni. Quindi questo è, se vi interessa, è una bacheca aperta. E ora veniamo al problemone di questa serata. Quando la professoressa De Luca, con la professoressa abbiamo cominciato a pensare a un intervento che si basava sul ruolo dei musei. Sono amici dei musei, io chiaramente mi sono trovato in difficoltà. Parlo di musei a chi di musei ne capisce più di me, fondamentalmente. E quindi io mi sono trovato a dover pensare a cos'è Taranto oggi, dopo un ventennio in cui Taranto è cambiata, in cui la narrativa su Taranto è cambiata fortissimamente. Vi ricorderete, 20 anni fa, inizio anni 2000, ci lamentavamo tutti che non si parlava abbastanza di Taranto, era il periodo tra Cito e la Libello. Ma come? C'è una tragedia in atto a Taranto e non se ne parla. Adesso siamo nel momento opposto. Chiunque, però ricordate Clini che diceva che a Taranto il problema erano le sigarette di contrabbando. Tutti hanno un'opinione su Taranto. Quindi un'opinione non solo su Taranto, sul siderurgico, sul destino del siderurgico, sui beni culturali, sull'acciaieria, sull'arsenale. Quindi cosa dire di innovativo, di originale, di, speriamo, intelligente? Non so bene se manterrò questa aspettativa, però vi faccio due promesse prima di cominciare questa conversazione. La prima è che proverò ad evitare quanto possibile quei termini, quelle parole che stanno affumicando il discorso su Taranto negli ultimi 20 anni. Resilienza, forse Rodolfo ne parlerà dopo perché è una delle due R di PNRR. L'altra è sostenibilità. Parlare di sostenibilità oggi a Taranto a me fa veramente arrabbiare, per non dire di peggio, perché tendiamo sempre a dire che siamo sostenibili e nessuno sa benissimo cos'è questa idea di sostenibilità. La seconda promessa che spero di mantenere è che proverò a farvi vedere degli esempi, a mantenere il discorso ignorando volontariamente degli aspetti che sono quelli economici e finanziari, perché anche questi stanno buttando giù il discorso negli ultimi 20 anni. È impossibile cominciare a fare una visione, a parlare di una visione, senza che qualcuno legittimamente, ad un certo punto, dica sì, ma quanto costa? Sì, ma chi paga? Questo non è un intervento, non sarà un intervento basato sulle spese, non sarà un intervento basato su quanto
i contribuenti dovranno andare a pagare, eccetera, è un intervento basato sul cercare, per almeno questa ora di discussione, non so quanto, un terreno comune. Non ho ambizioni ecumeniche, ma almeno arrivare a trovare quella base per cui dire, va bene, siamo tutti d'accordo che quello è un indirizzo dove vogliamo andare, quello è un punto dove vogliamo che la città arrivi. C'è un problema a Taranto, chiamiamola carattere dei tarantini, litigiosità, conflittualità. L'aveva descritto nel 1979, un anno prima di essere ammazzato, Walter Tobagi. Un articolo sul Corriere della Sera è passato alla storia per il termine metallizzato, che era forse la cosa più divertente ma banale di quell'articolo. Walter Tobagi in quell'articolo, se lo andiamo a rileggere ora...